novità di Asus che è qui oggi a presentare la gamma nuova con Windows 8, nuova lineup, tanti prodotti, tante novità. Tai Chi è un prodotto davvero esclusivo, davvero unico. Visto normalmente potrebbe ricordare, diciamo, un ultrabook di un'ultimissima generazione, un prodotto sicuramente molto curato dal punto di vista del design, cover chassis totalmente in alluminio con finitura spazzolata, peso e spessori ridottissimi, soltanto 1,2 kg di peso per 3 mm nel punto, diciamo, più sottile del notebook. In realtà Tai Chi è molto più che un ultrabook o un notebook tradizionale. In uno spessore così contenuto, innanzitutto impiega una piattaforma hardware decisamente all'avanguardia. Processore di classe Core i7 di terza generazione, dischi allo stato solido SSD serie lata 3 fino a 256 GB come capacità di archiviazione, tastiera retroilluminata per garantire il massimo comfort d'uso anche durante la notte in condizioni di assenza di luce, un touchpad decisamente generoso per questa classe di prodotto che rende l'utilizzo confortevole, audio di qualità superiore firmato Sonic Master e sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen, un pannello in questo caso da 11,6 pollici di tipo Full HD IPS. In realtà questa soluzione non integra soltanto un solo display. Quello che rende unica questa soluzione è il fatto che la cornice esterna in realtà cela di fatto un secondo display. In questo caso parliamo di un display sempre 11,6 pollici di tipo touchscreen e multitouch, fino in grado di riconoscere input fino a 10 dita contemporaneamente. Il pannello è un pannello di ottima qualità di tipo Full HD IPS che gli consente di trasformarsi agevolmente, diciamo, in una soluzione pad del pari appunto delle soluzioni a cui normalmente siamo abituati. In realtà la flessibilità di questo prodotto e la versatilità di questo oggetto è davvero unica, perché non soltanto è possibile utilizzarlo in modalità notebook tradizionale e pad, ma la vera eccezionalità di questo prodotto è che è data dalla possibilità di impiegare congiuntamente i due schermi, replicando esattamente lo stesso contenuto nella parte interna del notebook e contemporaneamente appunto nella parte esterna. Questo ad esempio può essere utile nel caso di presentazioni di tipo aziendale in ambito business, dove ho la possibilità di condividere i contenuti, appunto una presentazione tipicamente, senza la necessità di dover spostare continuamente il notebook in avanti e indietro. Ma soprattutto, appunto, sempre passando attraverso l'interfaccia dedicata, la possibilità davvero sorprendente a questo punto di avere dei contenuti indipendenti in entrambi i pannelli.